Buongiorno. Mi sono svegliata, sono in camera da letto, ma non posso farvi ancora il room tour perché in tante me l'avete chiesto nel mio kitchen tour. In uno degli ultimi video sul mio tour della mia cucina vi ho chiesto se volevate il video, voi avete detto sì. Ma la mia stanza letto non è ancora completa perché mia mamma mi deve fare le tende ancora, sto aspettando, mamma muoviti. Quando avrò le tende vi farò il video. Adesso sono qua versione cesso, ovviamente di prima mattina, chiunque non è cesso. E quindi mi sono svegliata, ho fatto il letto e adesso vado a fare colazione, che oggi è una bellissima, bellissima giornata. Yeah! Ho tanta fame! È bello perché a me, non so voi, ma mi sveglia proprio la fame. Quindi mi sveglio proprio col quel pensiero proprio di mangiare. Caso mai qualche volta me ne dimenticassi. Questo aggeggino magico, visto che me lo chiedete sempre, io non ho segreti con voi, infatti vi feci anche il video da Tiger, vi feci il video con tutti gli acquisti con mia sorella e vi feci vedere appunto che l'avevo comprato là. Zac zac, mi piace molto perché è shabby chic, bianco shabby chic, guardate che bel cappuccino che fa. Pancake giganti. Ta-da! Colazione pronta! Ho fatto i pancake giganti, sono quelli dell'ultimo video che vi ho fatto sul mio secondo canale, solo che adesso lo andrò a farcire con il burro d'arachidi e la marmellata, oppure il burro d'arachidi e la cioccolata. E così accontentiamo un po' tutti. Yummy yummy. Madonna, come sono ufficiosi! Tipo a mezz'ora al telefono che mi ha chiamato una mia amica, ci sono messa a parlare un poco, non ci sentivamo da un po' di tempo, comunque è stato bello, abbiamo parlato di un sacco di cose. Adesso mi vado a preparare e sono troppo felice tra l'altro del fatto che siamo cresciuti tantissimo su tutti e due i canali, perché su questo primo canale abbiamo quasi raggiunto i 300.000 iscritti, cosa fantastica. Chi mi segue dall'inizio sa che per me sono numeroni, che mi ricordo ancora quando eravamo pochi e sul primo canale anche, incredibile, sul primo canale abbiamo raggiunto 100.000 iscritti, cioè una cosa fantastica che mai avrei pensato di raggiungere 100.000 iscritti anche sul secondo canale, quindi sono troppo felice e devo preparare due belle sorprese per voi. L'ho scritto anche su Facebook nei giorni passati, vi devo preparare due bei regali, due video speciali, veramente specialissimi, per ringraziarmi. E nel frattempo, se volete, proprio in questi giorni ho aperto un giveaway sul mio blog www.caritadolce.com. Sapete che io periodicamente vi regalo dei prodottini bio, delle cose con buonici, quindi vi ho regalato un po' di prodottini sul mio blog, casomai vi lascio il link nel box informazione e così andate a partecipare, perché ci tengo tanto a farvi ogni tanto questi regalini. Non è niente di che, però spero che possiate apprezzare. Trucco leggerissimo, sono pronta, ho già caricato il video, il nuovo video di oggi, e adesso sto vloggando, lo farò anche domani e dopodomani perché mi avete chiesto in tantissime questi video vlog e quindi ho deciso di fare 3 giorni consecutivi, yeah, di video vlog. Quindi anche domani e dopodomani, sempre alle 14, pubblicherò un video vlog. Weppa! Shopping shabby chic, ma che faccio, ragazzi? Comunque queste tazze sono carine. E guarda questa, che belle! Rosa. Invece queste sono quelle che ho comprato io. Anzi, queste sono quelle che ho io. Ce l'ho io queste qua. A me piace questa qua semplice. Carina. Invece a te? Ho scritto te. Io questa a te, o c'è coffee. Pure lo scuro. Coffee è proprio carina. Io prendo questa, più sharpie. Senza scritta.
tu prendi coffee, io prendo questo. Perché dei piatti, guarda questi vassoietti che ci posso mettere qua dentro. Vabbè, non mi chiama Gabri, perché tu alta ma metto. Questi non so cosa siano, ma sono troppo carini. Questo viola. No, questa è la sciriccia. Ecco, no, ci aveva appena fermato una bimba, ci ha dato un bacino. Comunque questo è carino. Cioccolato. Oddio, ma si appende questo allora, Nancy, praticamente. Quadretto, sì. E dove lo metto io? Nella cucina. Io già non tengo spazio. È carino, ma non so dove appenderlo. Guarda, sono sciabbi questi, Nancy. Questo è bellino. Questo è bellino. Questa è proprio bella sta cornicetta. Ma sta... questa è tipo una ballerina. Guarda sto cestino. Di picnic. Troppo carino. Io questo lo voglio proprio. Anche se non lo faccio più. Guarda questa cassettiera, questa è bellina. Guarda il cuore. Che bello questo, sa con le robe carine. Sospetto tipo come ce l'ho io. Oh mio Dio, che carina questa cassettiera. Sto confrontando la Coca-Cola nuova, quella con la stevia, che dice che ha meno calorie di quella normale. Se andiamo a vedere gli ingredienti però, il primo ingrediente è comunque zucchero. Quindi questo vuol dire alla fine c'è un po' di stevia, quindi vuol dire che comunque contiene molto zucchero. Sì, le calorie sono un po' inferiori, ma comunque lo zucchero. Beh, hanno ridotto una piccola percentuale di zucchero. Hanno ridotto lo zucchero, hanno sostituito un po' di stevia. Pizza fatta in casa. Quella che vi abbiamo fatto il video sul nostro secondo canale, guardate com'è buona. Pizza integrale. Questa è proprio super invitante con le zucchine. Il prosciutto, adesso la vado a tagliare. La migliore è la margherita. No, perché pure con le zucchine. Le zucchine, guarda com'è buona questa. Ma la margherita è imbattibile. Poi c'è questa con i funghi e questa con questa che cos'è? Le melanzane. Comunque andate a vedere il video. Vi abbiamo fatto due video. Uno sull'impasto e uno sulla pizza. Che è buonissima. No. Oh no, una meraviglia. Non c'è stata una cosa più buona di questa. Vi devo far vedere una cosa bellissima, finalmente è successo. Non posso più tenervelo nascosto. Oggi è una giornata bellissima. Devo dirvelo, devo farvi vedere questa cosa. Ho tenuto nascosto, ma adesso devo dirvelo. Avemus stanza cosmeticosa. Yeah, finalmente. Tanto tempo, ragazze. Sta nascendo. Sono troppo felice. Mi hanno fatto una sorpresa. Guardate qua. Allora, questa stanza, che non so se vi ricordate, era la stanza dove io avevo il computer, in effetti, non fate caso al mio aspetto perché sono stanchissima. Stanchissima. Qua c'era il computer e di là invece c'erano i mobili, doveva essere la mia stanza cosmeticosa. Poi ho deciso di cambiare e di fare questa qua, la stanza cosmeticosa, perché un po' più spaziosa, quindi avrò più spazio per poter fare video, e di là fare il mio studio col computer dove monto i video, eccetera, dove lavoro. E quindi a mia insaputa sono tornata a casa e mio padre mi ha fatto trovare la stanza verniciata di rosa, perché come sapete la casa è pittata tutta di giallo, quindi io, il mio desiderio era di riprodurre qua la mia stanza cosmeticosa come l'avevo nella casa mia vecchia e averla rosa appunto come l'avevo là. Però insomma c'era sta cosa che si doveva verniciare e lui mi ha fatto sta sorpresa. Infatti l'avevo visto tutto sporco di pittura rosa. Ho detto, ma che hai fatto? Perché sei sporco di pittura? Che io avevo detto, no papà, lascia stare, non voglio che ti stanchi, piuttosto chiamo qualcuno e me lo faccio pitturare le pareti. Però lui piace fare le cose, insomma, quindi mi ha fatto sta sorpresa. Ha detto,
te l'ho pitturata, l'ha pitturata poi benissimo, solo che devo lasciare un po' aperto perché c'è puzza di pittura. E adesso quindi mi tocca sistemare tutto, perché qua, guardate, ci sono tutte le buste delle mie materie prime, le cose che devo mettere, quindi qua verrà bellissima la mia stanza, finalmente riavrò la mia stanza per girare video, rimetterò anche le tende, quelle rosa carine, e qua c'è un mare di roba. Guardate quanta roba qua che devo sistemare, oddio, c'è un mare di roba. Invece praticamente il mio computer, quindi il mio studio dove monto i video, e qua lo lascerò molto easy, insomma non mi metto a comprare mobili eccetera, lascio soltanto la mia scrivania col computer e poi casomai qua di fronte metterò qualcosina di utile, non so, poi vedo cosa mi servirà. Quindi sono veramente felicissima di questa sorpresa che mi hanno fatto i miei genitori, almeno veramente una bella sorpresa, una bella novità, non me l'aspettavo. Ho ritrovato il mio amore con questa mia stanza, perché veramente questa stanza è il mio amore, quindi non vedo l'ora di sistemarla tutta. Ho preso questo riso basmati integrale, che mi piace tanto, sapete, riso basmati, ed è difficilissimo trovarlo integrale, infatti sono felice di averlo trovato, questo qua sul mercato è bio ed è integrale ed è buono, ovviamente essendo integrale è molto più sano ed è anche molto più proteico, quindi sono felicissima. Poi ho preso gli albumi proprio per non sprecare le uova, e appunto queste qua sono no OGM, quindi mi piace questa cosa. Poi ho preso le mie adorate gallette, madò quanto le amo, ve ne ho parlato tantissimo nei video con mia sorella, recensioni di prodotti al supermercato, perché le adoro, sorella. Oh, non mi spazzavano più. Ho preso, oddio, queste tazze troppo troppo belle, guardate come sono belle, sono super shabby, troppo troppo carine. Questa l'ho presa mia sorella, Coffee, e questa l'ho presa io, è semplicissima, solo che qua secondo me ci voleva un bel cuore, è vero ragazzi, cosa mai ce lo disegno. Queste sono belle perché hanno il coperchio, quindi ovviamente si mantiene caldo, quello che adesso qua dentro cosa c'è? Ah, c'è un cucchiaino, sì, c'è anche un cucchiaino. Che bello, non era ok, no ragazzi, un gessetto, perché secondo me qua sopra si scrive col gessetto, può essere. Oddio che figata, oddio che cosa stupenda, cioè praticamente qua ci posso scrivere tutte le cose che voglio, che bello, sono troppo felice di questa scoperta. Aspettate, adesso scrivo una cosina per voi. Troppo felice, guardate che vi ho scritto la dedica, troppo bella. Che quando glielo dico a mia sorella impazzisce, che felicità, quelle cose belle che proprio ti migliorano la giornata, anche se notte ormai devo andare a dormire. Adesso mi faccio una bella tisana nella mia tazza shabby chic personalizzabile, che bello, ogni giorno un messaggio diverso devo scrivere, sono troppo troppo felice. Oh, che bello. E niente, vi mando un bacio grande.